Visita la vetrina di Telecountry News. Per inserire la tua attività professionale o il tuo esercizio commerciale, invia un'email a info@telecountrynews.it oppure chiama il 335-61-35-925. Il 17 agosto ci siamo lasciati l'11 e a cavallo di questo Ferragosto sembra non sia successo niente se vi troviamo di nuovo davanti al comune. In effetti che cosa è successo? Qualche cosa c'è stato? Sì. Ma? Qualcosa è successo, un piccolo passo positivo che ci consente di far partire i servizi con un minimo di tranquillità, cioè l'ennesima proroga alla cooperativa Omnia. Quindi questo è avvenuto, quello che si era prospettato giovedì, no? E ieri mattina noi abbiamo lasciato la sede comunale, ma siccome appunto è un piccolo passo, l'avvertenza rimane tutta aperta. Perché noi... che cos'è che in fondo allora si chiede? Cioè tutti i lavoratori che stanno in forza sui due servizi e il mantenimento delle retribuzioni che hanno maturato negli anni, quelli relativi scatti d'anzianità. Cioè si potrebbe riassumere non uno di meno, non un euro di meno. Silvia e Manola sono le due lavoratrici che potrebbero perdere il lavoro perché non è stato rinnovato il contratto. Come state vivendo purtroppo questa situazione? Inutile dire che c'è tensione e preoccupazione nei nostri animi, quindi ci hanno dato tranquillità fino all'ultimo, fino al 30 di luglio, e adesso ci ritroviamo qui un'altra volta perché il comune e chi di dovere si è rimangiato tutto. E oggi ti abbiamo chiesto appunto di sentire il comune, l'amministrazione come è messa, perché credo che sia l'informazione giusta farla in questo modo. Io francamente quello che a me preoccupa, a parte che se usano i bambini, e credo che sia l'apice della inciviltà in una battaglia del lavoro, perché i bambini in questa cosa non c'entrano assolutamente niente e non vanno utilizzati, perché questo ha un significato che io non trovo positivo nella soluzione di una vertenza che è prettamente sindacale. Vertenza prettamente sindacale dove il sindaco in prima persona si è esposto, si è speso a sostegno del personale dell'asilo nido del comune di Genzano. Non sta a me decidere, che se potevo firmare io avrei già firmato per poter in qualche maniera capire le problematiche che giustamente preoccupano il personale della sinistra, ma l'azione politica c'è tutta sotto ogni aspetto, quindi penso che più di questo in questa fase non si poteva tenere. Io sono diretto delle posizioni che vi ho detto ieri, riconfermo che abbiamo fatto l'attività di Stalin, riteniamo che in 20-90 giorni se la forma, credo che ci debba essere da parte di tutti quel senso di grande responsabilità per raggiungere un obiettivo. Il primo settembre non si può iniziare in questa maniera e nessuno può neanche pensare di alimentare una manifestazione sulla signora di questa natura. Io sono il sindaco, allora tutte sono molto rigide sotto questo aspetto, perché ritengo come giusto dovete essere tutelate voi, e credo che la mia persona e i miei collaboratori stanno facendo tutto quello che possono per raggiungere degli obiettivi che tutti auspichiamo, ma in particolar modo perché ci sono dei bambini. Siccome si tratta di minori, si tratta di bambini al di sotto di 3 anni, non ci darà nessunissimo d'erba a nessuno, assolutamente prima serena. Noi dobbiamo lavorare invece con i genitori per l'accoglienza dell'asilo nido, che è sempre stato uno dei fiori all'occhiello della nostra amministrazione, grazie anche alla vostra professionalità.
e queste manifestazioni non saranno tollerate per nessuna ragione al mondo. E non è, non sto dicendo niente. Non accettabile. Non accetta ognuno. Io mentre questa l'accetto, che va benissimo, va bene, tutti sono punti. Nessuno sogna di fare manifestazioni nell'asilo. Io l'ho detto. Allora, si è concluso l'incontro col sindaco e come restiamo? Restiamo che dopo un'apertura serena, come era anche auspicio del sindaco, dei servizi di asilo il 1 settembre, noi dal primo incontro ci adopereremo per il massimo dell'attenzione e della vigilanza insieme alle lavoratrici affinché si mantengano le loro condizioni e non vengano peggiorate da qualsiasi, quale che sia il datore di lavoro che possa arrivare. Quindi si sospende il presidio? Sì, diciamo manteniamo uno stato di allerta, uno stato di agitazione, se diciamo agitazione mettiamo in allarme, uno stato di attenzione che ci consenta ai primi segnali positivi o negativi che siano di trarre le nostre conclusioni. Quello che è certo è che non intendiamo arrivare alla fine di novembre come se la situazione fosse risolta quando non lo è. Non possiamo passare un altro un Natale come abbiamo passato il Ferragosto. L'asilo è nostro, lottate insieme a noi! L'asilo è nostro, lottate insieme a noi!